acchiappa l'idea! Oggi facciamo insieme il topolino che si muove per il suo meccanismo. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Eravamo rimasti a metà della realizzazione di questo movimento. Questo movimento è quello per il topolino che si muove sui sacchi di farina. Se vi siete persi quel video, ve lo lascio linkato qui sopra e comunque lo trovate sul mio canale Acchiappa l'idea nella sua playlist. Benissimo, quindi questo qui speriamo che funzioni ancora. Andiamo quindi però a realizzare tutta la parte decorativa. Attaccheremo qui il topolino e faremo tutte le varie parti appunto di questo pezzo per il presepe. Detto ciò, velocissimamente la scheda progetto. Grado di difficoltà 4 su 5. Tempo necessario 3 su 5. Costo del progetto 2 su 5. Il motorino che utilizziamo in questo movimento, lo abbiamo già spiegato nell'altro video, ma è sempre da 20 giri al minuto. Noi ci vediamo alla fine del video con qualche commento su quello che riusciremo a realizzare. Come sempre vi ricordo che questo è un oggetto per statuine da 20 cm. Quindi le cose che sono 10 cm nella realtà, nel nostro presepe diventano 1,2 cm. Per esempio, una cassa di legno, se nella realtà fosse 60 cm per 60, nel nostro presepe verrebbe circa 7 cm per 7 cm. Qui adesso andremo a fare un topino da attaccare, appunto. È la prima cosa che costruisco perché ci aiuterà poi ad avere le misure e gli spazi per poi creare qui la struttura dove lo andremo a nascondere. Il sistema che utilizzerò per il topino sono queste due calamite qua che avevo già in casa. Una volta che avrò costruito il topino con dentro queste due calamite, poi dovrebbe rimanere attaccato al filo di ferro che è lì nella struttura del motorino. Per iniziare prendo questa stoffa che è tipo un jeans scuro sul nero e dopo aver attaccato un paio di calamite a un bastoncino di legno vado a fare con la stoffa stessa il corpo del topino, arrotolandolo per creare un po' il rigonfiamento che costituisce il corpo e poi lo vado a ricoprire con degli altri pezzettini di stoffa. Incollo il tutto con della colla caldo, avendo cura di non coprire le calamite che rimangono sotto. Poi con dei triangolini sempre di stoffa vado a creare il musetto a punta. Per fare la coda la prima idea che mi era venuta era di ricoprire un filo di ferro, come vedete, e poi di incollarlo appunto dietro al corpo. Questo è il primo tentativo di topino che ho fatto, però era un pochino grandicello e vedete che era un po' troppo grande per la nostra struttura e quindi si incastrava poi quando doveva girare là dietro. Quindi vedete che ne ho fatti un paio ed entrambi mi sono venuti così grandi. Poi decido di farne uno un pochino più piccolo, che è quello che sto facendo adesso. Qua gli sto facendo le orecchie, cucendo su se stesso un filo rosa, in modo da appunto creare queste piccole protuberanze che dovrebbero essere le orecchie del topino. Ne faccio una, poi cimo il filo e faccio la seconda. All'incirca il topino è 2,5 cm. Sempre con il filo vado a fare anche la coda. Ho deciso alla fine di farla di corda, di spago, di filo in realtà, perché così rimane più flessibile rispetto al filo di ferro ricoperto. Poi, quando sono soddisfatto del topino, lo vado a colorare un attimo di grigio, quindi prendo dell'acrilico nero e bianco e vado un attimo a sporcarlo in maniera non uniforme, tutto un pochino di grigio. Vado anche a sporcare con invece una tinta più rosata il musetto e la coda. Non è proprio un rosa acceso, diciamo che è un rosa sporco come potrebbe essere la mucosa e la coda, la pelle diciamo di un topino, così. E poi gli attacco due piccole palline che ho precedentemente colorato di nero per fare gli occhietti. Ed ecco qui che con la sua calamita si attacca, come vedete sulla destra, alla nostra struttura. Ora con dei pezzi di cassetta di frutta vado a creare dei listellini di misura con i quali costruisco diciamo la scatola, il case, la struttura che va poi a ricoprire il motorino e dal quale il topino entrerà e uscirà. Per incollarli utilizzo semplicemente la colla caldo.
non serve che sia precisissimo, anzi, se è un pochino rustico, un pochino rovinato, meglio. E vado a incollare quindi anche dei pezzettini sopra in maniera un po' confusa. Con una tecnica simile vado a fare anche quelli che sono poi i tre pannelli laterali che copriranno tutto il meccanismo sottostante, e quindi faccio fare una specie di ringhiera sempre con questi listelli ottenuti da una cassetta di frutta per ottenere appunto le tre pareti. Per tagliarlo si può usare un seghetto, si può usare delle forbici da giardinaggio o un cutter. È un legno abbastanza morbido e malleabile, appunto non serve essere precisissimi, anzi qualche fessura in qua e in là renderanno tutto più rustico e più naturale. Per incollare consiglio la colla a caldo, che è una colla molto molto veloce. Vedete che il pezzo non è fissato in maniera definitiva, ma è ancora temporaneo, e questo ci consente poi di andare a esplorare il di sotto se ci dovessero essere dei problemi. Una volta che siamo soddisfatti, prendiamo questo che è un impregnante, qualunque un impregnante da legno, e andiamo a inscurire un po' il colore, anzi inscurire decisamente il colore dei nostri pannellini, che altrimenti rimarrebbero troppo chiari e poco naturali per un presepe rustico tradizionale, diciamo. E passiamo sia la pannellatura del sotto, sia questa parte qui che andrà poi a coprire il motorino, e lo diamo anche dentro. Poi andiamo a prendere dei colori come il grigio, il marrone e appunto così dei colori marroncini, e andiamo a darla sul piano del movimento. Qua sto prendendo della stoffa con una tinta naturale, un beigino grigino, e andiamo a fare dei sacchi. Per chiuderli, piuttosto che stare a cucire, uso la spillatrice chiudendo tre lati, in realtà uno lo piego e due li pinzo, e poi ottengo questi che sono dei sacchi, tipo sacchi di farina, ecco, e ne faccio un paio, così. Poi dentro, per creare l'imbottitura, far finta che il sacco sia pieno, ci si può mettere o dello scottex oppure anche dell'altro tessuto, e poi vado a chiuderli con un pezzo di spago. Questo invece lo lascio aperto e ci metto dentro tipo della farina, in modo che appunto sembri un sacco aperto da cui si intravede la farina in esso contenuto. Per attaccare la farina si può usare il vinavil o anche la colla a caldo. Una volta che si è asciugato, andiamo a dare a pennello bagnato delle tinte più scure, quindi ho di nuovo lo stesso impregnante, ma anche del nero acrilico in alcune parti, magari più nelle fessure e in alcune assi, in modo da differenziarle un pochino l'una dall'altra. E poi qua sto prendendo con degli stecchini da gelato oppure degli stecchini da caffè, faccio dei piccoli pezzettini, dei listellini circa lunghi uguali, con i quali vado a costruire una cassetta, mettendone qualcuno in verticale, qualcuno in orizzontale, e li incollo con un goccio di colla a caldo. Non serve essere precisissimi, perché anche qua una cassetta un pochino più rustica è ben più che accettabile. Però non esagerate con la colla a caldo, che dopo quella si vede e rovina un po' l'effetto, ecco, l'effetto naturale. La colla a caldo è sempre bene che non si veda troppo. Una volta che abbiamo ottenuto una cassetta che ci convince, prendiamo lo stesso impregnante di prima, un pochino più diluito, così verrà un pochino più chiaro, e la andiamo a passare tutta. Poi prendo questa, che direi è quinoa soffiata, comunque mi piaceva l'aspetto che aveva, e la andiamo a incollare dentro alla nostra cassetta. Qua metto un pezzettino di legno per fare un po' da spessore e doverci mettere meno quinoa. Comunque giro di colla a caldo e incolliamo in fretta un pochino di questa. Poi dentro invece questo sacco ci vado a mettere delle lenticchie secche. Una volta che utilizziamo dei prodotti naturali, dopo sarà importante conservare queste cose in un ambiente asciutto, ecco. Però direi che possiamo utilizzare lo stesso. E qui vado a mettere le lenticchie anche come se si fosse bucato il sacco e spuntassero da un buchino e si fossero accumulate alla base del sacco stesso. Poi ora prendo delle tinte più chiare e vado a pennello asciutto a invecchiare un po' il legno, quindi a colorare solo le emergenze. Pennello con le setole un po' dure, un po' rigide aiuta, e a pennello asciutto quindi con poca tinta sulle setole.
sia nella base, appunto, di tutte le parti color legno. Bene, adesso che ho realizzato queste parti qui, non ci resta che finire di decorare tutto qua al pavimento e creare un'ambientazione il più naturale possibile. Ho pensato di fare anche qua come se questo sacco si fosse ribaltato e quindi fare un po' di farina che è uscita, quindi aggiungerò magari un paio di stecchini qua sotto in modo da incollare la farina su qualcosa in modo che sembri appunto la collinetta, il mucchietto di farina uscito. Poi qua sul pavimento incollerò magari della sabbia come questa, oppure della segatura, oppure questa che è della ghiaietta fine, e poi ho anche questi ciuffetti d'erba che sembrano un po' paglia e che posso farne appunto delle fascine e sparpagliarla un po' per il nostro pavimento al fine di renderlo un pochino più disordinato e naturale sempre, ecco, l'obiettivo è poi sempre quello. Prendo quindi questi bastoncini e li vado a fissare con la colla caldo alla base del nostro sacco e poi vado a creare una parte, diciamo, pendente e regolare utilizzando un pochino di stoffa sopra la quale vado ad attaccare direttamente la nostra farina in modo che appunto sembri un sacco. Poi ho fatto un po' di paciugo qua col Vinavil, beh, fatto sta che lo riutilizzo in questa maniera e lo vado a sparpagliare un po' su tutta la nostra struttura e poi ci metto a caduta un po' di segatura, di pagliuzze, di sabbioline, come vedete. Ora vado appunto ad aggiungerne altro, occhio che appunto il Vinavil vi si ribalta. Poi lì attacco con un po' di colla caldo queste pagliuzze qui, come vedete, e poi ne vado a mettere un po' anche lassù in cima. È il mio progetto finito, vediamo se continua a funzionare. Topino, gira. Bisogna stare attenti a un po' di cose, in particolare a non mettere gli accessori e le decorazioni in modo da ostacolare il passaggio poi del topino, quindi bisogna lasciarli un po' lontani dalla fessura. In più il topino io l'ho ancora lasciato solo con la calamita, ma un'opzione può essere anche quella di incollarlo o legarlo con un pezzettino di spago al ferrettino che gira in modo che appunto non si sposti. Il fatto di aver lasciato la calamita come sistema di fissaggio al momento ha dei pro e dei contro, nel senso che io posso andare a spostarlo e a modificarlo, però allo stesso tempo rischio di più che cada o che si blocchi o che, come in questo momento, prenda una botta. Infatti vedete, si è poi bloccato contro la parete, quindi magari quando poi lo andrò a installare nel presepe lo fisserò in maniera definitiva. Non ho fissato in maniera definitiva neanche qua tutti gli accessori, i sacchi, la cassetta e anche tutte le pareti, perché tanto ho pensato che una volta che poi l'appoggi nel presepe la posizione è poi questa. Ah, ho appoggiato anche questa piccola anfora che ho fatto con dell'argilla, ma non avete visto in questo video, magari farò un video diverso dove ragioneremo insieme su come utilizzare delle paste modellabili per creare degli oggetti in finta terracotta. Bene, cosa ne pensate? È stato un progetto abbastanza complicato, ma sono, devo dire, piuttosto soddisfatto. Il sistema con le ruote e la cinghia sotto è stato piuttosto interessante. Appunto, non troverete tutte le misure di ogni singolo oggetto perché in realtà è difficile, cioè, nel senso, vi consiglio di provare, di sperimentare, di vedere cosa funziona nel vostro, perché anche solo piccole differenze di materiali fanno sì che dovete poi adattare il progetto ai materiali che avete e a come volete realizzare voi l'oggetto. Questo canale si chiama Acchiappa l'idea. L'idea è quella di prendere spunto e trovare ognuno la propria soluzione.
A proposito di soluzioni carine, io ho pensato di realizzarmi tipo delle scatole come questa, con del legname di riciclo, per andare a riporre i singoli pezzi, perché di per sé sono un po' delicati, e quindi vedete, questa è fatta su misura proprio per ospitare questo pezzo qui, ed è grande quanto ci serve. Vabbè, detta così sembra una scemata, però io l'ho trovata utile. E niente, basta, per questo progetto è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace come è venuto. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!